è il segno di Gesù in mezzo alla gente. Non ricordo bene, ma io c'ero. 50 anni fa non c'era, il vescovo mise le mani sul capo di Padre Antonio. E così, con quel gesto, scese il tocco di Dio, scese la benedizione di Dio, che è la forza di Dio, è fonte di vita soprannaturale e di vita spirituale nei cuori e nelle coscienze delle persone. Ecco l'essere del sacerdote, chi dà la vita per gli altri. Tutto questo per gli uomini, per le donne, per i giovani, Padre Antonio in modo particolare per i ragazzi. Perché una volta si insisteva perché facessi il guardiano qua a Paris, un altro non fa. Al servizio dei giovani, nel silenzio, una vita regolare, nascosto, silenzioso, qualche volta fa pure dispiacere, ma dice qualcosa, parla. Sempre silenzioso, modesto, umile. Però, chiede che fa, si è sicuri. Qualche volta poi parla e anche azzecca bene. Esprimere nel suo ringraziamento.
Credo che c'è poco da aggiungere. Io posso semplicemente dire che con Padre Antonio siamo stati insieme 31 anni, più un anno precedentemente, quando io sono stato ordinato sacerdote nel 68 e fui destinato qui a Veronissi insieme a Padre Antonio ad essere assistente. Che ho iniziato 50 anni fa e che mi propongo di continuare fino a quando Cristo verrà a chiamarmi così. Allora dovrò dirgli, o mio Signore, intendo ascoltare la voce perché ve lo possa vedere assieme ai miei amati genitori che mai sono usciti dalla mia vita, anche dovuto. E così sia. Qua io gli faccio 65 anni, se lo tolgo. Tu lo fa a capo? Ma fatto da di me. Questa è un'offerta, ne fate voi.